Nel mondo è scoppiata la moda delle escape room. È vero. Ci sono tantissime. Anche noi abbiamo la nostra stanza buia. Ma attenzione, perché proprio voi da casa deciderete chi sarà a partecipare. Chiamando al 45542. Apriamo le telefonate. Chiudiamo le telefonate, notaio. Giovanni Esposito! Complimenti, il pubblico ha scelto. Andrei nella stanza buia. Un applauso a Giovanni Esposito. Il pubblico da casa, non sai i milioni di telefonate che abbiamo ricevuto. Ma non l'avete ricevuto proprio niente. Guarda, il centralino era intasato. Mamma mia, stanza buia, no. Il centralino. No. Vieni. Non può venire con te, forza. Allora, vieni qua. Centralino, guarda. Vengo là. Vieni. No, la stanza bruia, no. Vieni qua, vieni con me. Oh, mamma mia. Allora, mamma mia. Sai qual è l'obiettivo della stanza bruia? Devi trovare. Vieni la signora. Mo ci vedo tu, venga a prendere, ci organizziamo. Allora, l'obiettivo della stanza buia... Amici, non vi dimenticate di me! Già ci siamo scordati! Allora, come sai, la stanza è totalmente buia. Devi trovare una torcia e grazie alla luce della torcia potrai trovare, esatto, la tua via di fuga per il nostro studio, va bene? Mamma mia, oggi mancano niente. Giovanni! Buio pesto! Non me l'aspettavo così. Stanno pure le feline. Allora, vai. Giovanni, io sarò i tuoi occhi. Ti assicuro che io non so dov'è la torcia. Ma sta però... pieno di feline, Allora, vai in avanti. Vado avanti. Allora. Mamma, i trick e track, Ehi, vai giù. C'è uno scatolo davanti a te. No, è uno scheletro, sti trick e track. Piano. Ci sta qualcuno dietro. No, non vale, qualcuno dietro non vale. Giovanni, vai alla tua destra, perché ci sono dei contenitori. Io vorrei questo che è un contenitore, sì. Sì, apri. Prova a vedere. A tua sorella la conosci, a tua sorella. Beh, se ne è andato il timpano proprio. Prosegui lungo il perimetro della stanza, alla tua sinistra. Dove c'è? Ha segnato in Napoli! No. Segui il perimetro della stanza. Ma sta nei cartoon nel perimetro della stanza! Ho capito! Allora, evita il cartoon. Davanti a te c'è un piccolo. Mamma mia, che ci sta qualcosa, aspetta. Stiamo provando a capire, a darti una mano, io mica lo so. Più di dirti quello che vedo. È uno spruzzo! Basta, ragazzo! Ma queste trombe! Che qua può morire qualcuno! E insomma! A me è tutto un perimetro chiuso però! Poi? Qua non c'è. Qua è una guarda, cosa. Io vicino a te. Assorda! Guarda, davanti a te, se fai qualche passo, c'è un altro contenitore. Proprio altezza tavolo. Altezza tavolo? Alla tua destra. Questo è il contenitore? Sì. Prova a vedere là. Sarà qualche schifido là dentro. Infatti. Yeah, fa schifo. Che schifo. Come che schifo? No, che cos'è? E magari è lì dentro la torcia. Ho capito. Ma odora pure di latte. Ma che è una zuppa e latte? Può essere. Che schifo. Prova ad assaggiare. No, assaggi tu, assaggi. No, assaggi. No. Non c'è niente. Non c'è niente, va bene. Vai, chi è? No, sta qualcosa qua dentro. Ci sta qualcuno? Ma chi ci deve stare? No. La sento le presenze. Dove vai? Ti butto le marmellate, Ti butto le confetture, Allora, guarda, c'è uno scaffale, c'è una scaffalatura. C'è una scaffalatura? Qua... dagli autori. Aiutalo, vai, io no!
c'è uno scaffale alla tua destra. Lo so, l'ho fatto tutto. Beh, guarda, sull'ultimo ripiano c'è uno scatolo, lo vedo io da qua. Ecco qua. È caduto qualcosa dall'ultimo scaffale. Giovanni, vedo la torcia, eh. Dove sta la torcia? Alle tue spalle. Alle di fianco spalle. Alla marmellata. Di fianco? Alla marmellata. Chi ha rubato la marmellata? Chi sarà? Di fianco, eccola qua. Prova ad accendere. Allora, ecco qua, c'è già i cinti. Andate verso la porta. A Giovanni Esposito. E piace Izzo!